Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale per questo nuovo video. Oggi un prodotto davvero molto interessante. Lo potete vedere, è un computer, ce l'ho qua in mano. Sì, lo so, adesso starete pensando che sono impazzito, vi voglio spacciare una tastiera per un computer. In realtà non è così. All'interno di quello che sembra una tastiera c'è l'ultimo nato di casa Raspberry Foundation, il Raspberry Pi 400. Ho deciso di portare questa tipologia di prodotto, visto il momento particolare che stiamo attraversando. Molte regioni sono tornate in zona rossa con ulteriori restrizioni. Una di queste è la chiusura totale delle scuole, quindi didattica a distanza per gli alunni. Quindi quale miglior prodotto di un computer che occupa poco spazio sulla scrivania, visto che basterà collegargli un monitor, un mouse e l'alimentatore e avremo risolto il problema, e ha un costo davvero molto contenuto, 75 euro la versione base circa e 100 poco più la versione kit che comprende il mouse e l'alimentatore. Adesso comunque vi farò vedere tutte le sue caratteristiche tecniche e vi farò vedere anche il sistema operativo e cosa può fare e cosa no. Premetto che il sistema operativo non è Windows, ma una versione di Linux. Allora, vediamo qualche caratteristica tecnica di questo Raspberry Pi 400. Innanzitutto i collegamenti, abbiamo la Gigabyte Ethernet, abbiamo tre prese USB, la prima USB 2.0 e le altre due 3.1. Abbiamo la presa per l'alimentazione, che è una USB-C, nel kit è compreso l'alimentatore originale di Raspberry. Se comprate solo la versione computer senza kit dovrete prendere un alimentatore compatibile. Vi consiglio di prendere quello magari originale o uno certificato perché ha delle specifiche un po' particolari. Abbiamo due prese per inserire il monitor che sono micro HDMI, mi raccomando. Nel kit il cavo è compreso e poi abbiamo lo spazio per inserire la micro SD. Da dove far partire il sistema operativo. Vi consiglio una micro SD di buona velocità. E per finire la porta di espansione per poter ampliare i nostri progetti sia a livello hardware che software. Quindi direi molto bene, manca, come avete potuto vedere, il jack audio da 3,5. Sinceramente, essendo venduto come computer, potevano implementarla. Comunque niente paura, niente problemi, perché questo Raspberry Pi 400 dispone anche di Bluetooth e di Wi-Fi, quindi potrete collegargli tranquillamente delle cuffie Bluetooth senza alcun tipo di problema. Il resto delle caratteristiche ve lo faccio vedere direttamente dalla scatola del kit che ho ordinato, che comprende anche questo mouse e l'alimentatore e la schedina col sistema operativo. Adesso cerco di girare la scatola per farvi vedere le specifiche, comunque adesso ve le ingrandisco, e da qui potrete notare che rispetto alla versione solo schedina è overclockato a 1,8 GHz invece che 1,5. Vi dico che può essere overclockato fino a 2,2, però vi consiglio una frequenza di 2 GHz, che è molto stabile, e non vi preoccupate delle temperature perché all'interno del Raspberry Pi 400 tutta la superficie è coperta da una piastra di metallo che dissipa bene il calore, quindi non avrete mai temperature superiori ai 50 gradi. Adesso che abbiamo visto tutte le caratteristiche ci trasferiamo sulla scrivania, lo collegherò al monitor e vi farò vedere come si comporta il sistema operativo, il Raspberry OS, che in realtà non è che nient'altro che il vecchio Raspbian. Vi farò vedere come funziona la suite SimilOffice, come poter vedere Netflix, installare un browser alternativo e tante altre cose. Una volta fatto partire il sistema operativo ci troveremo sulla scrivania principale, lo sfondo è quello di base, potremo cambiarlo tranquillamente. Andiamo a vedere qualche programma già preinstallato, se vi volete avvicinare al linguaggio della programmazione qui avrete di che sbizzarrirvi con tutti i programmi a disposizione. Per quello che riguarda la produttività avremo la suite LibreOffice già preinstallata, vi faccio vedere Writer che corrisponde a Word per quello che riguarda un computer con Windows, potrete tranquillamente scrivere il vostro testo
senza alcun tipo di problema. Una volta completato il vostro file, potrete salvarlo in una versione compatibile con Word e con i computer PC Windows. Infatti vedete qui, scusate, adesso riesco a cliccare, ecco qua, 2007-2019, poi farete salva e il vostro documento sarà compatibile con tutti i computer. Andiamo a vedere per quello che riguarda internet. Allora, innanzitutto per la didattica a distanza, per i vostri figli o anche per le vostre riunioni, io ho aperto Meet, che lo potete trovare tranquillamente qui nel menu di tutte le operazioni, come se fosse su un computer Windows. Andiamo a vedere, io ho installato una webcam di OKI USB, andiamo a vedere come funziona. Ecco, potete vedere qui nell'angolo in alto a destra, vedete, vi sto salutando in diretta, quindi anche la webcam funziona molto bene. Vediamo quello che riguarda Netflix, Disney Plus, e Amazon Prime Video e tutti gli altri programmi di streaming, si vedono molto bene. Io non posso farvi vedere un filmato per problemi di copyright, se no YouTube mi dice che sto violando il copyright. L'unica cosa, dovrete installare un browser alternativo a quello Chromium, quello che è installato di base, che sarà il Chromium Media Edition. Per fare questo potrete andare in questa pagina nel quale troverete il codice, questo qui, da copiare e incollare nel terminale, che trovate qui sopra in alto, come ho fatto io, e fare in modo che, dandogli l'ok, verrà fuori questa scritta, in modo che avrete installato le librerie o i codec necessari per riprodurre sia Netflix che Amazon Prime, Disney Plus e quant'altro. E quindi non vi faccio vedere, l'ho detto, per problemi di copyright. Potrete anche fare del retro gaming installando il RetroPie, tornerete indietro nel tempo diventando ragazzini come se foste in sala giochi. Io mi sono divertito veramente tantissimo. Quindi direi che abbiamo detto tutto e adesso direi che possiamo andare alle conclusioni. Direi che siamo giunti alle conclusioni per quello che riguarda questo video. Spero vi sia piaciuto questo Raspberry Pi 400 come è piaciuto a me. Io l'ho messo in camera di mia figlia, col quale fa didattica a distanza, si guarda i film su Netflix, ci fa un po' di Office, ci ascolta della musica e tante altre cose. Svolge la maggior parte dei compiti di un normale PC. È chiaro che se avete bisogno di un uso più professionale, forse è meglio che vi rivolgiate a un'altra tipologia di prodotto. È possibile, come avete visto, fare anche retro gaming, e per chi come me è degli anni 70 è un po' come tornare indietro nel tempo e ritornare ragazzino quando c'eravamo in sala giochi. Io vi consiglio di prendere il kit perché per la differenza di prezzo conviene, secondo me, acquistare più questo, visto che c'è già un mouse, c'è già il cavo, c'è già l'alimentatore e troverete anche, visto che mi ero dimenticato di dirvelo, questa bellissima guida introduttiva al mondo del Raspberry Pi, che è fatta davvero molto bene. E se acquisterete il kit in versione italiana, troverete ovviamente la lingua italiana anche nel libro. Comunque, se siete interessati all'acquisto, io vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione. Io non posso fare altro che darvi appuntamento, sempre qui sul canale, per un prossimo video. Un saluto da Alessandro Cova.